Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. Quest'oggi facciamo un unboxing relativo ad un ventilatore della Sinotec, ventilatore da tavolo a tre velocità con una griglia di 28 cm di diametro con un timer di 60 minuti. Io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno. Vi invito a condividere questo video, a lasciare un like. Per sostenere questo canale, tra i commenti c'è il modo per come sostenere questo canale. Sigla e poi partiamo! Iniziamo con aprire la scatola di questo ventilatore della Sinotec. Eccolo qua. All'interno è già montato. Lo troviamo avvolto in questa pellicola. È un ventilatore da tavolo molto economico, costa meno di 20 euro. All'interno, nella scatola, c'è solamente il ventilatore e il libretto delle istruzioni. Adesso non ci rimane da fare altro che provare ad accenderlo e vedere come funziona. Il filo è 1 metro, credo. Non ha la presa sciuco, ma ha una normalissima presa, spina anzi. Ecco qua, ne abbiamo attivato. Proviamo a farlo partire. Qui c'è off on. Eccolo qua, questa è la prima velocità, doppia velocità, a tre velocità. Non è prettamente silenzioso, un po' si sente, certo bisognerebbe vedere la notte, il rumore che fa, perché questo si usa prettamente poi in camera, ai piedi del letto oppure sopra un tavolo. Adesso noi lo spegniamo, vediamo quest'altra funzione. Eccola qua. Con quest'altra funzione ruota un po' la base. Questo è il timer che va da 0 a 60 minuti, poi chiaramente si spegne da solo. Eccolo qua, questa è la terza velocità. Io adesso lo spengo. Bisogna testarlo e vedere se effettivamente è un prodotto valido, ma valido per il prezzo che ha, che ripeto costa all'incirca una ventina di euro, ma anche meno di 20 euro. Riuscite a trovarlo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a commentare questo video e a lasciare un like. Grazie a tutti per avermi seguito. Ai prossimi video.